L'attacco al reddito di cittadinanza che questo governo sta portando avanti è l'attacco ad uno strumento che ha restituito dignità al lavoro, dignità alle persone e che ha sottratto fisicamente braccia ed esistenze alle economie sommerse e alle mafie. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che ha permesso alle parti più fragili economicamente e socialmente della nostra popolazione di poter veramente respirare ed attaccare oggi il reddito di cittadinanza, volendolo cancellare, non è altro che l'ulteriore cancellamento di diritti di cittadine e cittadini. Non è altro che un regalo, l'ennesimo regalo a chi sfrutta e a chi sottopaga lavoratrici e lavoratori. Noi come Transform Italia ci siamo sempre battuti e battute per la difesa del reddito di cittadinanza. Abbiamo fatto anche delle proposte sul reddito universale, sul reddito di dignità. Abbiamo fatto una petizione, firme che abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica, chiedendo proprio che venisse rispettata l'indicazione che ci dava l'Unione Europea sul reddito, quando parla anche di misure sociali da inserire all'interno del reddito. Quindi un reddito di cittadinanza da migliorare, assolutamente non da cancellare. Inoltre, come Transform facciamo parte della rete dei numeri pari, che è una rete che raccoglie oltre 500 realtà in Italia e che ha realizzato un'agenda sociale, che è lo strumento che crediamo fortemente possa portare l'Italia fuori dalla crisi e che sarà sottoscritta da 700 realtà. Dentro questa agenda sociale c'è il punto del reddito, al quale abbiamo lavorato come Transform insieme a Casa Internazionale delle Donne, creando quindi una profonda saldatura molto importante con il movimento femminista e i luoghi delle donne e di giuristi democratici.